Carissimi amici con i playoff, oggi in compagnia della mia ragazza e il nostro carissimo fortunato è Gabriele, una nuova challenge. Con i disegni perfetti. Grande, dai. Perfetto, perfettissimo ragazzi, perfettissimo. Comunque iniziamo questa challenge. Il nostro ragazzo dietro la telecamera, non ridere, dovrebbe darci un suo disegno, qualcosa da disegnare. Ognuno ha uno straccio per metterselo sugli occhi. Io purtroppo non trovando un altro straccio, ho trovato la straccia di maglietta. Comunque dicevamo, penna in mano. Allora prendo un bel sassicciotto. Allora Santo Gaudio! Cazzo stai? Però non mi fare niente così. Allora iniziamo. Vabbè, ragazzi, aspetta. Quindi allora dovete disegnare il logo della Juventus. Cazzo parli. Okay. No, che cazzo. Guardiamo quello vecchio. Io non disegnerò mai quelle schifezze. Perché ora c'è quello nuovo. Vecchio. Vecchio, ok, è poco. Non vedo vecchio. Niente. C'è quello che è ancora in uso in pratica. Allora, mi raccomando. Non vedo niente. Allora, via. Yes. Non ricordo com'è. Allora. Mazza. Io non so disegnare. Dipende. E che non mi ricordo sempre di preciso com'è. Infatti. Era uno stuzzicadente. Mi cazzo, si ricorda qua come. Beh, io pure credo che è finito. No, della zebra. Poi l'altro. Si vede che è finito. E il toro, signor fortunato. E il toro. No, che cazzo di. Cos'è? La zebra. Oh. Sembra di. Ma cos'è? Il toro. Perché mi sono fatto stile? Che cazzo? Come cazzo? Cos'è il libro cammino? Aspetta, aspetta. Guarda che sapevo che dovevi fare uno stronzo. Ma come hai fatto uno stronzo? Perché stavi sbirciando, vedo che stai guardando. Che cazzo senti? Guarda qua sto coso. È un polipo. È un polipo. Guarda bene, avvicinati, questo qua è il mio logo della Juve. A me sembra tutto ma danno il logo della Juve, io non ricordo. E questo è il nuovo logo della Juventus. No, quello no, quello vecchio dovevamo farlo. Quello vecchio. Ah, quello vecchio, ok. Il toro. Ah. Scusa, ma quanto stai? Si avvicina di più il mio, certo che sì. Sì, ma il mio non si avvicina, sembra un sei toro. Juventus, vabbè, il mio toro sembra più. Ho capito che sono gli Juventus. Sta a destra. Sembra un Charizard, non so, i Pokémon, non so se vabbè, penso che sapete i Pokémon. Quindi è mitici. Vince Fortunato da Vieste. Ma scusate, una cosa, ma chi perde ci sarà una benedizione? A glielo, ho detto Gabriele. Che succede se perdiamo? A chi perde? Perde tutta la vita lui. Allora, quindi, quello, secondo lei, chi, il nostro amico, qual è che si avvicina di più? Scrivete nei commenti. Purtroppo è il nostro amico Juventino, quindi io vado alla merda. Cioè, almeno io ho scritto Juventus, sono... ho fatto le tre stelle, ho fatto le porte, ho fatto il cammello, qua sto coso, cos'è? Secondo te chi vince? Va dillo. Il signor Fortunato. Juventino, grazie. A posto. Quindi 1-0-0. A posto. Voglio imbrogliare. Ti
Che cazzo di segni stai dicendo? Allora, c'è uno sfondo ovviamente, no? Vabbè, così. Io ho finito, però non so neanche di quello che faccio. Ok, cosa stai vedendo? Mi stavo dormendo. Non so dove cazzo devo disegnare, cioè mi sono perso. E io ho finito. Fortunato, sembra un'entrata di un qualcosa. Sì? Sì. Allora, io posso aspettare. Sì, anche io ho finito. Guarda cosa ho fatto. Cioè, volendo imbrogliare, non riesco neanche a vedere. Da sotto non c'è cagare. Leggo le niente. Qui c'è da perdere, ragazzi. È non difficile. Non so più cazzo. Sei morto. Cazzo. Si assomiglia di più al logo dei playoff. Insomma. Bravissimo. Gabriele sta vedendo, secondo me. La sto scambiando per la torre di Pisa. Eccolo di qua. Non vedo niente. No, non può vedere. Vedi? No, non può vedere. Non può vedere. Qua c'è la gioco. Oh. Vabbè, secondo me ho finito. Sono il cazzo mio. Vai. C'è allora. È una giraffa, ragazzi. Sembra l'Italia. E a me che cazzo è? Guarda la sua. Vabbè. Qual è la più migliore? La più migliore non nessuno si può dire. Lo so. Ieri stavo parlando italiano. A posto l'ho detto. Oddio. Qua tutti zero abbiamo fatto. Oppure tutti uno, dai. Ragazzi, qua chi ci pare in questa partita, dai. Va bene? Siete d'accordo? Quindi zero per tutti? Zero, 10. Dai! Lui sta a uno, lui. Ma zero per tutti, sta. Sì. Non vale. Ah. Vabbè, vabbè. Che dobbiamo fare? Il ponte di Brooklyn. No, vabbè. Con il suo paesaggio. Io non lo so fare. E ti pensi che io lo so fare? Ma vai, tranquilla. Con il paesaggio. Non so nemmeno com'è, capito? 3, 2, 1, via. Fai un ponte a caso. Allora, ma tutti i pezzi che io non faccio bene. Ma vaffanculo, va. Allora. Ma stai capito? Stop al tempo. Ok. Wow. Vanessa, stop al tempo anche per lei. Stop al tempo. Leva anche per lei, forza. Sulle mani. Cos'è? Io ho fatto in profondità. Allora, il ponte, le strade. Sembra un tunnel. No, infatti qua belli queste cose. Vabbè. Sembra più un tunnel. Io ho fatto pure una barca con il mare. Questa vi... Allora, questa ragazzi, questo è di Fortunato. E vince ancora Fortunato. Non ci credo, secondo me già visto. Si sta disegnando qua pure, lo so. No, è possibile farlo così. Vanessa, mostrami tu. Ma no. Non vi servito. Aspetta. No, Gabriele non hai imbrogliato. Non ricordo come... Ecco, così, ho fatto pure la barca io. Comunque, questa volta stravince a mani chiuse. Gabriele. Si può Vanessa. Dire, no. Guardate questo dipinto! Questo dipinto! Ma non è tanto riuscito bene quello di Gabriele. Ma vince Gabriele lo stesso. Ma no, non ha senso! Cioè, quel ponte così è da... Come fai a farlo così? Ha una prospettiva fotografica verso... Ma tu hai visto! Ma secondo me quando ho avuto dei cappelli hai visto! Ma il cappello non è tendese, come faccio a vedere? Vanessa! E tu vedi tutto? 1-0-1 1-0-1 Come la carica 101? Mazza, che codice! È bello, la carica di mangia sprecata. Facciamo l'ultimissima, però dobbiamo fare. Decido io questo, eh. Facciamo così: dobbiamo fare. Dobbiamo. Siccome i nostri amici non riescono a capire chi è il ragazzo che ci sta inquadrando, possiamo fare un ritratto suo. No, ci posso credere. Infatti c'ho disponibile. Bella questa. E poi tu ci dirai quale ti assomiglia di più a te. Ok. Bello, io sto guardando dico non la videocamera, però lasciamo perdere. Dai. Dovete notare una grande somiglianza con un grande cantante che canta ultimamente. Ultimamente questo ha fatto un casino. Ha fatto un gran successo negli anni. Negli anni e anche poi. Adesso sta facendo successo quel cantante che piace è il nostro amico Enrico, non diciamo, non so se sì, dai, okay. Non so se indossa anche un cappello. Sì, l'ho indovinato. Alberto Carrisi, grandissimo. No, cioè, ciao ragazzi. Saluta Albano. Saluta Albano. Salutando. Allora, andate. Allora.
Allora te lo faccio così. Vai, vi do il tempo, anche, ragazzi. Vabbè, bendati, dobbiamo farlo sempre, certo. È certo che sì. Allora, ragazzi, in 3 minuti dovete disegnare il volto, Enrico. Lo dico io e via, Vai. Adesso, vai. 3 minuti di tempo. Spero che non sia il pezzo. Tanto. Le orecchie. E mo gli occhi dove cazzo li metto? Eccolo qua. Nella, stai facendo un casino. Ok, vedi, ce l'hai forte, quindi ho fatto giusto un le orecchie. 2 minuti di tempo, L'orecchino, l'altra orecchia, l'altro orecchino. E basta, io avrei finito. Ah, un naso. Fortunato vede, secondo me, è impossibile fare. Cioè, ci sta facendo la sintesi di quello che cazzo sta disegnando. Eh no, è che non so come fosse serale, magari è uscito il naso sopra le orecchie. Ora vediamo. Vai la signorina. Io ho finito e non mi sveglio ancora. Ci svegliamo tutti e tre, va bene? Spendi. Allora, ragazzi, posso dire che sono un po'. Fortunato, ti puoi sbendare anche. Ok. Vanessa. Vanessa, ho dato poco di tempo ancora. Allora. Qual è? Io lo piego così almeno. Qual è? Vediamo. Eccolo, guarda, me l'ho fatto bene. Cazzo. Oddio. In uno spazio piccolo, misero. Sì, vabbè, io non ci credo che ti ho disegnato così. Non so se... Questo so. Saresti tu, o no? No. Non so se sapete il personaggio di Toy Story, quel pupazzo là uovo che si scollano le orecchie, non so, hai capito qual è? Capito? No. C'è un pupazzo tipo a forma di uovo, no? Pupazzo, te che c'ha i baffi e... Le orecchie che se ne cadono, si scollano, è tutto attaccato, si attaccano, voglio dire, vabbè, lascia perdere, hanno capito loro. Vabbè, vegliacchi. Dai, non è perfetto! A posto, vince lei. Questo è il migliore. Beh. Ragazzi, siccome state tutti a uno, la sfida è decisiva, veloce. Okay. In un minuto dovete... Disegnare il logo dei playoff. No, io non lo so. Eccolo. Ce l'hai sulla maglia. Dai, ma no! Fatemi un'idea. 2 secondi. Vabbè, il stampatello. Allora, sì. Vedi, che bello. No, dovete disegnare il stampatello, però bene. E poi io sarò severo. Che bastardo che è. Io sarò severo, non mi interessa. Allora. A chi se la prende male, se la prenda Ender Chul, di una Milano. Vanessa ha finito, Fortunato hai altri 4 secondi. Ho finito io. Vai, Fortunato ha finito. Oh, oh, che cagata terribile. Vediamo prima quello di Fortunato. Ok. Quello di Vanessa non si caga. Eh sì, perché sta tutto questo posto. Vediamo quello di Gabriele. Io l'ho fatto. Devo dire, è difficile la scelta, perché fa tutti e tre schifo. No. Lei l'ho fatto malissima io. E guarda, dai. Io pure non c'è male, dai. No, su. Sì, guarda la mia. Dai, più bella, Gabriele, non si può chiedere. Guarda, lei è eccola. Allora, do il response, dai, ho già deciso. Vanessa ha fatto meglio la F. Ma dai, allora. Ma poi ho fatto pure la I e la P. Allora. E la mi sono dimenticato la G. Questa challenge se la giudica. Sì. Io l'ho fatto bene. Rullo di tamburi. Vanessa! Ma ci siamo messi d'accordo, dico io. Ah. Dicevo che sto per farmi i capelli biondi, perché ho perso la scommessa, amico. L'ho persa e purtroppo mi sono messo d'accordo con la bicchiera per farlo. Non pace, si sta facendo. E quindi bene. Ragazzi, ho perso la scommessa e devo farmi i capelli. Mi raccomando, in descrizione ci sono i link per seguirci anche su Instagram, Facebook, Twitter. E Telegram, Twitter, brava. E basta, insomma, iscrivetevi al nostro canale. E con Gabriele, è fortunato. E Panizza, Panizza.